paradosso del collezionista è che inizia a cercare gli oggetti con cui ha giocato, è amato, ha tirato nel muro, li ha bruciati come faceva il sottoscritto, per poi invece ad arrivare ad avere gli stessi oggetti, ma devono essere assolutamente nuovi, mai giocati, quindi sostanzialmente quasi una reliquia. Non li tocca nemmeno più l'oggetto, cioè lo guarda, se lo, come dire, lo ama, ma per quello che è, per quello, per come è stato fatto. Se arriva un bambino, io ho i nipoti, quindi i bambini girano anche a casa mia, ovviamente non glieli do da giocare, glieli do da guardare, ma spiegando, perché il bambino che giustamente deve giocare, deve rompere, eccetera, però anche nei propri giochi deve avere la possibilità di dire: beh, ma questo se lo tengo bene, da grande ce l'avrò. Io così ho fatto con i miei nipoti. Circolo Collezionisti Città di Chiavi è nato nel 2012 per la volontà di un gruppo di appassionati collezionisti. È nato per dare sfogo a questa passione e di unirsi in modo tale da poter fare delle manifestazioni, organizzare mostre, organizzare eventi. Su questa mostra l'idea è nata nel 2019 da alcuni soci del circolo che volevano ricordare la Polysteel, che aveva una fabbrica qui a Chiavi, una grossa fabbrica che ha permesso a molte famiglie e a molte persone di poter lavorare e di poter migliorare anche la propria condizione di vita. Una fabbrica importante che ha generato una storia importante per Chiari, per le Sette Clarensi, per la Clarensità. È nata con 12 dipendenti, mandate a chiamare dalla figlia del sindaco Cenini di allora, il vecchio sindaco senatore. Avere la possibilità di uno stipendio, di una regolare, è un'occasione d'oro perché siamo in periodo dove non è che ci fosse poi molto lavoro e dopo la cosa gli scoppia fra le mani. Nel giro di un anno o due costruiscono i grandi capannoni in via Brescia e arrivano fino alla contiguità con la ferrovia. Si presume che indicativamente nel momento di massimo sviluppo abbia dato lavoro a circa 450-500 persone. Per una cittadina come Chiavi era un grosso insediamento industriale. È un fenomeno che coinvolge tutta la città. Ad esempio mi dicevano vecchi commercianti che quando comincia a girare bene l'attività della Polysteel, essendo poi che i dipendenti erano principalmente donne, si trovano ad avere una disponibilità economica che prima non avevano. Hanno qualche soldo in più e quindi le scarpe, i vestiti, i prodotti di bellezza. Chiaramente dobbiamo pensare al 62, 63, 64, però c'è un incremento di lavoro. La cosa poi importante è che la Polysteel ha prodotto giocattoli che sono andati in tutto il mondo, quindi non è una realtà strettamente locale. È sì locale per noi perché è insediata a Chiavi, ma ha una valenza a livello internazionale perché questi giocattoli hanno appassionato e fatto divertire milioni di bambini in tutto il mondo. Quando una persona inizia a collezionare è chiaro che la prima cosa che fa, e io ho fatto così, è quello di cercare, diciamo, gli oggetti che ha avuto da bambino e quindi con cui ha giocato, con cui insomma ha pensato di diventare grande. Poi pian piano non mi sono accontentato di prendere i modellini che avevo da bambino e ho cominciato a dire: adesso sai che c'è, li voglio tutti, tutti i colori, tutte le scatole, tutte le serie, eccetera. E da qui è nata la passione per questo genere di modellismo. Ma il passo successivo che ho voluto fare, e qui è stata la creazione del sito web www.quellidellapolysteel.it, è quella di creare un'esperienza che nel corso del tempo possa essere trasmesso a generazioni che non hanno avuto la fortuna che abbiamo avuto noi negli anni 70, cioè di vivere un momento d'oro, soprattutto nell'ambito delle automobiline, dei giocattoli e quant'altro. Le macchinine, diciamo che sono il punto principale della mia collezione, ma anche di questa azienda. Ovviamente nel corso degli anni le macchinine sono passate da modellini piccoli in plastica, sino ad arrivare a modelli in scala 1,43 o in 1,25 in metallo, come queste, che sono veramente un po' il fiore all'occhiello di questa azienda. Perché Polysteel rispetto alle altre? Perché la considero la migliore. Per fare il collezionista ci vuole denaro.
punto. Cioè, non si può fare il collezionista solo con la passione, perché la passione arriva fino a un certo punto. Poi si cominciano con avere una tematica, avere tutti i colori, tutte le serie, le varianti, le scatole, le variazioni, gli errori. Anzi, gli errori sono gli elementi più importanti in una collezione. C'è un pezzo però che assolutamente, quando l'ho trovato, ho detto questo è per me, per sempre, che è una 500, una 595 Abarth in scala 1:25, colore grigio topo metallizzato, che ricorda la prima 500 di mio papà. Quindi sostanzialmente quella è probabilmente l'unico pezzo che oggi non rinuncerei. Da questa mostra ci aspettiamo che prima di tutto venga tanta gente, specialmente di Chiavi e di chi ci ha lavorato all'interno della Polysteel, perché l'idea è anche di poter raccogliere testimonianze, racconti che possano anche a noi permettere di ricostruire la storia della Polysteel qui a Chiavi. E se poi tutto questo può sfociare in una pubblicazione editoriale, sarebbe una buona cosa. Non si vanifica, diciamo, tutto il lavoro fatto nella mostra in un unico evento, ma si cerca anche poi di prorogarla nel tempo. L'iniziativa, onestamente, spero che abbia successo. Io ho un po' un retropensiero che vorrei comunicare, cioè quello di cercare, anche nel piccolo, partendo da una collezione, di riportare la voglia di fare le cose nel nostro paese. Noi abbiamo bisogno di aziende che hanno avuto, non solo nel modellismo, ma in tutti gli altri settori, questo tipo di caratteristica. Oggi abbiamo bisogno di questo, credo.